Buongiorno e bentornati nella nostra galassia. È un video, lo so che dovevo fare prima, ma non ho avuto il tempo e la forza di farlo a causa malattia, anche mentale, ma che però riesco a portarvi oggi prima dell'uscita ufficiale del gioco il 22. La patch del Day One cosa comprenderà? Andiamola a vedere assieme e a commentare a caldo. Allora, le prime correzioni sono ovviamente delle correzioni di alto livello, dei miglioramenti dei tempi di caricamento che si sanno sono abbastanza infiniti, hanno risolto il problema dei caricamenti infiniti e risolte diverse sfide che non venivano monitorate correttamente. Sono stati inoltre risolti numerosi problemi che causavano la disconnessione o l'arresto dei giocatori. In più, le armi e gli ingranaggi ora hanno numeri presenti per i modificatori. Questo è praticamente un miglioramento dello stato generale del gioco. Prego, per tutti quelli che arriveranno il 22, che ci siamo fatti il mazzo noi, per scoprire tutti questi bellissimi bug. Come vedete qua a schermata vi sto mettendo ovviamente la patch note in inglese. Io ve la vado ovviamente a tradurre col mio bellissimo inglese maccheronico. E in pratica queste invece sono tutte le correzioni generali e i miglioramenti fatti in gioco. In pratica avevamo molte missioni che si buggavano e sono state risolte. Sono stati anche smussati alcuni comportamenti dei PNG. E inoltre sono stati, per quanto riguarda generale, ha risolti alcuni problemi riguardanti Javelin o Social Hub o fortezze varie ed eventuali e anche la tomba del legionario, quindi vari bug fix ovviamente che erano necessari perché in effetti sia la storia principale che parecchie missioni secondarie erano buggate e molte volte non si riuscivano nemmeno a finire. Ovviamente quello che interessa a tutti sono già i bilanciamenti dei vari Javelin, perché è palese che ci sono alcuni bilanciamenti da fare, eccoli qua. Sono in realtà 4, 2 del colosso, 2 per lo storm e 1 per l'intercettore. In questo caso il colosso ora attiverà lo scudo più velocemente dopo aver sparato o usato un'abilità, quindi utilissimo, devo dire veramente veramente utile, e soprattutto potrà utilizzare lo scudo per proteggersi e resuscitare nello stesso momento, cosa che attualmente non si può fare, utile soprattutto per magari dover andare a recuperare un intercettore caduto dall'altra parte delle linee nemiche. Per quanto riguarda invece lo Storm, c'erano due baghettini. Ora, quando lo Storm è in volo e ha innalzato i propri scudi, reagisce quando viene colpito, ma soprattutto c'era un bug per cui gli permetteva di usare l'attacco finale più volte del previsto, ora è stato fissato. Per quanto riguarda invece gli intercettori come me, che hanno quel piccolissimo problema di dover essere in mezzo alla mischia per fare il proprio danno, la combo aura, che è la sua, diciamo, mossa finale segreta, è stata aumentata di potenza e ora ha un danno nel tempo molto molto più forte, circa il 40% di aumento di combo aura, quindi è veramente un upgrade di non poco conto per l'intercettore, considerando che si basa praticamente tutto su quello. Per quanto invece riguarda altri cambiamenti, sono stati migliorati ovviamente i controlli. C'erano dei materiali che non venivano visti per la propria rarità e quindi non venivano visti come non masterwork, cioè venivano visti masterwork e invece erano non masterwork. Sono stati aumentati i controlli per mouse e tastiera, l'ho già detto. Mentre per quanto riguarda l'UI ci sono stati parecchi cambiamenti, uno riguardante ovviamente l'Xbox, che adesso i setting rimarranno salvati quando entrate e uscite. È stato sistemato il motion blur, che ora si può spegnere tranquillamente. Sono state sistemate circa le missioni, o meglio il radar delle missioni di Repair of the Strider o A Cry for Help, che in questo momento ti portavano da tutt'altra parte e non c'entravano niente. Soprattutto sono state aggiunte, perché mancavano, tutte le iconcine di primer o detonator per quanto riguarda l'intercettore, e in realtà poi sono state migliorate in generale parecchie cose. È una patch decisamente da beta, nel senso che è palese che noi dell'Origin Access Prime abbiamo fatto da beta testing per una settimana. Ovviamente queste sono le prime modifiche che BioWare va a introdurre per quanto riguarda
Anthem, e ci se ne aspetta altre, tra le altre, tra 2 settimane, quando uscirà l'atto 1 e quindi la prima DLC, che si aspetta a marzo, almeno 2 settimane, poi in teoria dovrebbe uscire, e sicuramente ci saranno altri cambiamenti. Questo comunque rende il tutto molto più giocabile, soprattutto per quanto riguarda i caricamenti, a parere mio. BioWare si sta veramente dando da fare fin da subito, ottima cosa, e soprattutto ottima cosa già nell'iniziare con alcuni bilanciamenti che erano nettamente necessari. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile, di avervi fatto piacere, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti quanti!